Carissimi saluti cari da Mauro Casciari, eccomi qua. Non faccio più le iene, ho tempo di fare tutto, anche grandi cazzate, anche lo sborone. Vi spiego. Allora, praticamente, grazie a tutti innanzitutto per l'assistenza, perché ero veramente perso, angosciato. Allora, che cosa ho fatto? Praticamente, un posto in campagna, ho portato il drone, guardate che bello, facciamo dei giri intorno alle case, a casa, molto bello, foto aeree, così. Poi torniamo giù e dicono: no, fermatevi, fermatevi, lo ritiro fuori, c'ho un'idea su questa strada magnifica dove non c'è niente di niente. La figata è faccio le riprese della macchina mentre noi andiamo in macchina, io piloto il drone che ci segue o ci anticipa. E naturalmente non guidavo io, guidava uno, donne in macchina, Mauro fa lo sborone, guardate, guardate, oh che figata, incredibile. Vi faccio vedere, questo ci può seguire ovunque, ma quanta distanza fa? Figuriamoci. Poi chi guidava mi fa: Mauro, ma devo rallentare? Naturalmente state vedendo sulla sinistra immagini velocizzate di 2x. E faccio: no, no, tanto tu fai le curve, lui ci segue, va in linea retta, così. C'era molto vento, sono anche stronzo per quello, perché c'era molto vento, comunque, idea mia. E a un certo punto noi andiamo avanti troppo, e in fondo vedete la strada sulla sinistra che fa una curva, va a finire dietro una collina, e io perdo il segnale video con il drone. E lui mi dice: che faccio? Torno a casa? E io dico: no, non tornare a casa, perché pensavo di rivederlo passata la collina che vedete a sinistra nel video. E quindi quando arriva sopra questo punto perde il segnale il drone, come vedete. Adesso io non vedevo più il drone in questo momento, non c'era più collegamento, eravamo dietro quella collina in fondo che vedete. E lui che fa? Io ho detto: non tornare a casa, pensavo, boh, atterrasse. Invece lui, l'abbiamo cercato sotto lì e non c'era. Invece lui che fa? Si rigira verso la punto di partenza e se ne va dritto verso il punto di partenza. E però che succede? Che noi abbiamo fatto zigo-zago. Io pensavo che lui salisse al punto più alto che avete visto, era 108 metri. Invece lui si abbassa a 46 metri, non so perché. E adesso poi me lo spiegherete, fa il safe, non lo so, ho sbagliato qualcosa io, come sempre, sicuramente, non è impazzito lui. Se ne torna dritto verso la linea di retta, come vedete a destra. Però che cosa c'è verso la linea diretta che riporta al RTH Return to Home? C'è questa splendida collinetta. E la splendida collinetta, fortunatamente piena di morbidume sotto, con tanti alberi con poche foglie, fa sì che il drone si schianti, come vedrete in questo momento. Ecco qua, finisce il video. Foto aeree con un altro drone, come suggerito da voi, grazie. Tantissime foto. A un certo punto dico: ragazzi, Cristo, sembra lui, sembra lui. Con la terza foto, in effetti, sembra veramente lui. Corriamo lì come pazzi a fare ciò che vedete col computer in mano. Foto. Strada. Poi per fortuna è anche abbastanza pulito quel Sì, bosco. ma lì proprio è un posto. Dov'è Il tronco è questo. questo? Grande drone trova Grande. drone. Dai, tutto intero. Perfettamente. La batteria è Il flippata. motore, eccolo. Eccola. Quindi. Ta-ta-ra. Però è tutto, raga. È caduto sul Tutto morbido. intero. È uscita la batteria. Sì. Bah, vabbè, dai. Cioè, un po' di botta l'ha data però, eh. Vabbè, vediamo. Comunque l'abbiamo ritrovato, ragazzi. Poi se è rotto, vaffanculo. Comunque proviamo a accendere. Intero, subito. Dentro era tutto a posto, grande festa. Abbiamo solo trovato queste vitine, abbiamo sistemato tutto, rimesso tutto, colla a caldo, pistola a caldo. Il drone rivola serenamente e quindi ho fatto qualche cazzata. Lui è risceso, invece che tornare al posto più alto, è risceso. Credo che fosse il file safe impostato troppo basso, forse a 30 metri, quindi probabilmente cazzata mia. Comunque, grande fortuna, grande divertimento, posto bellissimo, saluti cari da Mauro Casciari, grazie veramente a tutti, siete stati utili.